Lui ha ammesso i fatti e ha detto: io ho perso il controllo, non ci ho visto più, e questo sarebbe maturato un atto di follia pura, diciamo di follia proprio. Ha scaricato un po' su questi ragazzi tutta la sua rabbia. È chiaro che si è pentito, perché ha detto così: io poi dopo tutto volevo bene a questi bambini. Dichiarato che i bambini, questi ragazzi, erano molto, diciamo, inquieti, avevano addirittura, nonostante i ripetuti richiami, diciamo, sfasciato un po' la sua cameretta, la cameretta dei bambini, l'avevano sfasciata loro, che lui aveva, diciamo, acquistato con grossi sacrifici, quando aveva deciso di praticamente di fare vita comune con la mamma dei bambini, che questi figli appartenevano a un'altra persona. Vedendo questi mobiletti tutti sfasciati o rotti, sponde del letto eccetera, ha perso il controllo e ha incominciato a menare questi bambini. Menando questi bambini con schiaffi, pugni, calci eccetera, poi è scoppiata la tragedia, insomma, ha perso il controllo, un atto di follia, questo è quello che è venuto, diciamo, emerso in questo interrogatorio. Ha escluso che fosse, avesse usato bastoni, scope, mazze di scope eccetera, ma diciamo, la tragedia è maturata soltanto con, diciamo, atti umani, diciamo, come schiaffi, calci e pugni. Ha escluso anche che erano caduti dalle scale. E quando è successo il fatto, ha fatto uno squillo alla sorella Maria verso le 10 di mattina. E la sorella Maria non ha recepito il messaggio, la gravità della situazione, e quindi praticamente ha sorvolato. Poi, quando più tardi è andata la madre, verso le mezzogiorno, l'una, dopo 2-3 ore, si è recata la mamma lì, praticamente ha immediatamente chiamato il 118, e quindi sono arrivati i medici, e quindi hanno trovato il bambino su un divano disteso, ma era inanimato, e la sorellina che soffriva molto. Non si è reso conto della gravità, perché aveva visto che questi ragazzi presentavano delle chimosi, quindi delle macchie nere eccetera. Ha fatto un primo passaggio in farmacia per comprare, diciamo, una crema. C'aveva una ferita alla testa questo ragazzo, e quindi ha comprato anche delle cose per chiudere queste ferite eccetera. Lui stesso poi ha dichiarato questo fatto. E quindi, ma se si fosse reso conto della gravità della situazione, avrebbe chiamato lui stesso il 118. Lui ha ammesso i fatti e ha detto: io ho perso il controllo, non ci ho visto più, e questo sarebbe maturato un atto di follia pura, diciamo di follia proprio. Ha scaricato un po' su questi ragazzi tutta la sua rabbia. Lui ha provato a curare il bambino, diceva. Ci ha provato, però si è reso conto sai, stiamo parlando di un soggetto, almeno quando l'ho visto io, era fuori di sé, che man mano emergeva un po', questo senso di coscienza affiorava, e lui raccontava le cose, perché alla fine è chiaro che si è pentito, perché ha detto così: io poi dopo tutto volevo bene a questi bambini, diciamo così, quindi, ma non ha capito più niente. Ha chiesto come stavano le bambine, la bimba che è stata violata? No, ma stava in uno stato confusionale. Sa, quando uno si trova traumatizzato pure lui, no? Anche se poi ha incominciato a percepire quello che aveva fatto, insomma.